Allora, eccoci qua, l'ho attaccata alla presa, anche se dice che si dovrebbe attaccare dopo, e ho messo già il panno sotto. Adesso ho caricato, mamma vai di là amore, già la prima brocchetta di acqua, adesso sto mettendo la seconda, sperando di non fare pasticci. Attenta mamma, spostati. Ecco qua, la brocchetta è già dosata a 200 ml, il serbatoio è da 400, quindi prendete la riempite due volte. Ferma, non toccare, Aurora. Ecco qua, scusate se è un po' movimentato. Poi rimettiamo il tappino. Aspettate. Ok, e accendiamo qui. Ok. Mettiamo intanto al minimo, poi vediamo. Aspetta, amore, spostati. Lì vedete l'aspirapolvere che ho passato prima. Ok, comincia a fare rumore, quindi penso che dovrebbe cominciare a tirare fuori vapore. Sentite? Vediamo un po'. Le istruzioni dicono 15 secondi. Io adesso non sto contando, sinceramente. Comunque già sta cacciando. Ferme, amore, ferme che qua sennò vi bruciate. Toglietevi. Andate a fare le scimmiette sul letto, dai. Ecco qua. Allora vi porto. Oh, che bello! Contro la luce così riusciamo a vedere. Ah, oh, che bello. Ok, facciamo giusto qualche passata. Sto iniziando con voi, è proprio primo utilizzo che faccio. Che emozione. Ok. Adesso scusate se praticamente balla un po' l'immagine, ma sto passando la scopa mentre tengo il cellulare con l'altra mano, quindi ecco qua, non fate caso anche a tutto il casino, perché sto ricacciando i panni delle gemelline che potrei riutilizzare anche per l'altra piccolina. Ma è comodissima, si gira, vedete? Così. È leggerissima, va benissimo, guardate anche negli angoli. Oddio, è leggerissima, che bella! No, sono troppo emozionata. Io, cioè, sono tipo 3 anni che vado dietro alla scopa a vapore. Ok. Adesso, giusto per vedere, facciamo solo questo pezzettino e vediamo quanto impiega ad asciugarsi. Sì, mamma, ha fatto la mamma, ha fatto. Guardate che bel vapore. Metto così, così forse lo vedete meglio. Ok. Adesso spegniamo perché nel ferma lì. Ferma, no, rimani là. Rimani là, Sara, un attimo. Rimani là. Anche tu, Aurora, fermami un attimo, amore. Adesso mamma te le fa le coppie. Ferma, ti tocca il filo, lo tocca il filo i bimbi? No, questo è alla potenza media. Thank you.
Eccoci ragazze e ragazzi anche. Vabbè, allora, conclusione, fate caso al mio stato pietoso, ma qua ci sono tipo 41 gradi, sto morendo. Allora, niente, praticamente questo è l'utilizzo, è vero che ne ho usato solo uno per vedere quanto sporco tiravo su, e già dal primo utilizzo ho capito che per la zona notte devo usarne uno e per soggiorno e cucina devo usarne un altro. Questo io vi assicuro che passo l'aspirapolvere tutti i giorni, anche 2 volte al giorno con le bimbe, e lo straccio tutti i giorni, se può saltare un giorno perché sono stanca, poi col pancione, magari fra il pancione e il caldo, magari non lo passo tutti i giorni, ma un giorno sì, uno no, lo passo. Questo è il risultato. Cioè, vi giuro che mi vergogno di farvelo vedere, sembra che non pulisco mai. Cioè, questo per chi fosse scettico, che dice, ma la scopa a vapore, ma a che serve? Io non voglio dire, sembra la casa, non lo so, di una zozzona, cioè, guardate, no, vi giuro, cioè, io sono scioccata, veramente. Sarà il vapore, sarà lo straccio, sarà la combinazione delle due cose, ma è veramente schifo. Vabbè, comunque, prima valutazione del primo utilizzo, oddio, sto morendo. Assolutamente voto 10 su 10, 10 e lode, è stupenda veramente. Io ero un po', come si dice, combattuta se acquistare una scopa a vapore che fosse adatta, diciamo, solo creata proprio solo per il pavimento, o una di quelle con vari accessori, quindi ce ne sono di varie marche, di tutti i modelli, tipi e prezzi. Però leggendo le recensioni e vedendo, guardando anche i video su YouTube, ho visto che, oddio, mo cadevo, ho inciampato nel cavalluccio a dondolo. Praticamente, che stavo dicendo? Ah, degli accessori. Ho visto che di un marchio in particolare, gli accessori già dopo il primo e il secondo utilizzo, si rovinano, tipo le spazzolette oppure quello, il tergivetro, si bruciano. Quindi, evidentemente, non sono fatti di materiali proprio molto resistenti alle alte temperature e hanno comunque un certo costo, perché ovviamente avendo più accessori il costo sale, ovviamente. E allora mi sono orientata su un modello semplice, come avete visto, ho comprato una Vileda, l'ho pagata sul sito dell'Unieuro, era scontata da 79 qualcosa, circa 80 euro a 41. Io l'avevo anche vista da acqua e sapone, tipo l'anno scorso a 60 euro. Diciamo che i prezzi oscillano un po', li alzano, li abbassano, però a 40 euro non l'avevo mai trovata. E allora ho detto, beh, cavoli, 41 euro, la faccio, lo faccio questo acquisto, visto che è da 3 anni che ci vado dietro. 41 euro lo faccio. In più sul sito avevo uno sconticino di tipo 2 euro per altri acquisti che avevo fatto. Quindi praticamente alla fine della fiera l'ho pagata 38 euro e esce in dotazione con due panni. Ovviamente voglio acquistarne degli altri, questo adesso lo lavo subito. I panni possono essere lavati in lavatrice a 60 gradi ma senza candeggina. Invece, per esempio, gli stracci dello spray mop li metto in lavatrice a 60 gradi con la candeggina e il detersivo normale. Questi qua invece gli dice di non usare la candeggina. Però si possono lavare tranquillamente a 60 gradi in lavatrice. Ne acquisterò degli altri. Non so se li acquisterò originali Vileda o se ne acquisterò altri simili, diciamo, su Amazon. Avevo visto un'offerta. Piano, non litigate. Avevo visto un'offerta su Amazon, dove praticamente 5 pannetti tipo questo costano 20 euro, perché originali stanno tra i 10 e i 15 euro due panni, quindi stanno tra i 5 e i 7 euro l'uno. Invece su questo venditore, diciamo, di A, la mano, amore, vuoi la mano per scendere? Ok. E quelle altre invece verrebbero in pratica 4 euro a panno, quindi le recensioni ho letto sono abbastanza buone, quindi casomai li proverò, poi vedo. Intanto utilizzo questi due e poi vedo. Oh, la scopa a vapore tu non la puoi usare, amore, che ti bruci, mamma. Quale, ma? Quella tua di scopina? Sara? Riporti la scopina da Aurora, una ciascuno, mamma. Quelle sono due, amore.
Vieni la portate a Aurora, vieni. Guarda, guarda che te la porta. Vedi? Ho comprato quelle scopine piccoline, tipo mini scopine. La dai, mamma, la faccio vedere alle ragazze? Dammela un attimo e mamma te la ridà. Queste qui praticamente. E loro si divertono a pulire insieme alla mamma. E niente, ragazze, quindi valutazione assolutamente positiva. Poi ovviamente... Oh, anche tu vuoi farla vedere? Ecco qua, anche quella di Aurora, eccola qua. Ecco, brava. E ovviamente poi con l'uso prolungato nel tempo vi aggiornerò. Comunque non ho dubbi che mi troverò benissimo, sono sicura. E niente, ragazze, io vi saluto, vi mando un bacio e al prossimo video. Scusate se questo video sarà un po' confusionario, ho fatto un po' a spezzoni perché l'ho fatto col telefono e adesso devo mettermi col computer a cercare di mettere insieme le varie clip. Quindi sarà un po' così, però prendetelo come viene. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao!